Signore e signori, anche alle persone collegate via web, buonasera. Porgo i saluti del sindaco Elena Pavan, ehm, che ha fortemente voluto anche questa rassegna. Eh, sono Giovannella Cabione, sono l'assessore alla cultura del comune di Bassano del Grappa, della città di Bassano del Grappa. Tra le molte manifestazioni... E le attività di prestigio che l'amministrazione sta fornendo al territorio intero non solo alla città di bassano ma anche al territorio eh, abbiamo voluto inserire questo percorso un percorso importante un percorso per meneghello 100 ecco io voglio ringraziare Beh, intanto eh, il professor Matteo Giancotti che questa sera è con noi, ma anche i collaboratori dell'amministrazione dell'area biblioteca, perché se siamo in grado di offrire tanto eh, prestigio, permettetemi, eh, è perché abbiamo uno staff di giovani eh, che ogni giorno pensano e hanno delle idee nuove e compito di un'amministrazione è anche quello proprio di favorire questi nuovi percorsi, quindi eh, ringrazio tutti i collaboratori che sono qui dietro nascosti, ringrazio il dottor Pagliantini e vi auguro una buona serata. Io spero di vedervi sempre così numerosi a tutti gli appuntamenti perché veramente è un orgoglio personale vedere una sala così eh, partecipe e che sogna con noi questo percorso. Grazie e buonasera. Buonasera a tutti, ringrazio l'assessore Giovanella Cabion per il suo intervento di inaugurazione di questa rassegna. Io sono Francesca Donazzan, vorrei innanzitutto unirmi ai ringraziamenti e ringraziare quindi la biblioteca di Bassano e i collaboratori e soprattutto il direttore Stefano Pagliantini che mi ha dato la possibilità di progettare questo percorso dedicato a Luigi Meneghello nel eh, suo centenario della nascita avvenuta a Malo. Abbiamo deciso di proporre una rassegna dedicata a Meneghello perché, pur essendo uno degli autori fondamentali del no della nostra letteratura del secondo novecento, è per molti versi ancora un autore sconosciuto, o poco conosciuto comunque. È uno scrittore complesso e attuale nello stesso tempo perché racconta spesso di un tempo lontano. Consentendoci però di eh, guardare con più consapevolezza il nesso tra ciò che eravamo e il senso del nostro presente. Inoltre, anche i luoghi e i personaggi sono spesso a noi vicini e noti, sono familiari, ma assumono nei suoi libri una dimensione ben più ampia. Parla di una piccola realtà provinciale, ma fra le sue mani questa realtà diventa qualcosa di universale. Ed è ciò che i grandi scrittori riescono a fare. Il calendario degli appuntamenti, come avete visto, è molto ricco e vario per leggere o rileggere l'opera di, di Meneghello secondo vari punti di vista. Ci saranno cinque incontri eh, in cinque venerdì successivi, qui in sala Chilesotti alle 17.30, con alcuni degli studiosi eh, menegheliani più importanti dedicati a opere e a temi fondamentali della scrittura di Meneghello. Questa sera inaugura appunto la rassegna Matteo Giancotti, che ringrazio già per la disponibilità, che ci parlerà dei piccoli maestri. Inoltre ci saranno tre incontri di lettura spettacolo il sabato pomeriggio in biblioteca. Domani si comincia eh, già con una lettura dedicata a Libera Nossa Malo con Anna Branciforti e Fabio Dallazuanna. Sarà un po' un incontro, un percorso di lettura propedeutico all'incontro che ci sarà la settimana prossima qui in Sala Chilesotti. Infine ci sarà anche un workshop di scrittura curato da eh, Matteo Mal Melchiorre e Paolo Malaguti. E, um, vi ricordo che questi incontri sono liberi, l'unico incontro che necessita di prenotazione è proprio il workshop del 3 dicembre, dato che i posti sono limitati. Mi dicono che i posti sono già in esaurimento, quindi affrettatemi, insomma, non ne restano molti. Passo ora a presentare il relatore di stasera, che è appunto Matteo Giancotti, che è insegnante e professore associato dell'Università di Padova, dove insegna tra le altre cose letteratura italiana contemporanea ed è referente del Centro Studi Archivio Scrittori Veneti Cesare De Michelis. Ha scritto saggi e contributi dedicati a vari autori del Novecento italiano, oltre a Meneghello ha dedicato scritti a Rebora, Lussu, eh, Parise e Zanzotto. In particolare si è occupato dei rapporti tra letteratura e paesaggio con un'opera eh, che è Paesaggi del Trauma, che ha presentato qui già qualche anno fa, dedicato alla rappresentazione del paesaggio nella letteratura post bellica, sia di prima che di seconda guerra mondiale e oltre, anche, e anche ad esempio con la cura dell'edizione di Luoghi e Paesaggi che è eh, un un libro che raccoglie gli scritti in prosa dedicati al paesaggio di Andrea Zanzotto. L'ultima sua fatica invece è educare al testo letterario, che adesso è stata una vera e propria fatica, appunti e spunti per la scuola primaria. Si è occupato di Meneghello, come già vi dicevo, in Paesaggi del Trauma, ma anche per esempio recentemente curando la nuova edizione del Dispatrio. Il titolo del suo intervento di questa sera è I piccoli maestri di un libro e di una guerra. L'ultima volta che si è parlato di Meneghello qui a Bassana è stato il primo ottobre per la commemorazione dei martiri. Quindi oggi in qualche senso proseguiamo un po' quel, quel discorso. Grazie, mi sentite? Grazie, ringrazio molto Francesca Donazzan per questa generosa introduzione. Ringrazio il Comune. Ringrazio la biblioteca, ringrazio il dottor Pagliantini e appunto di nuovo Francesca Donzan per aver pensato a questa rassegna e per avermi, per avermi invitato. Grazie a voi tutte e tutti che siete qui, molto numerosi come sempre ai Venerdì Storia, che per un po' dovrete rassegnarvi a chiamare Venerdì Letteratura, perché da qui in poi e sotto l'egemonia di Meneghello andrà così. Um, io devo dire, avverto, eh, il senso, senso dell'onore di essere qua e il, il piacere, ma devo dire anche l'impegno ehm, che, che deriva da, da vari fattori, cioè dal fatto che presentiamo un libro importante e eh, che amiamo molto, eh, in una sede importante, ehm, che è poi la sede di una sede teatro di uno dei, dei più gravi fatti. Della, della, guerra, della guerra della resistenza di cui c'è traccia appunto anche in meneghello anche nei piccoli maestri eh, i bassanesi che hanno letto questo libro non possono dimenticare questo, questo paragrafo che leggo adesso ci dicemmo arrivederci col suster capo di una banda che meneghello incontra fuggevolmente vorrebbe rimanere con loro ma qualcosa lo porta a spostarsi, e fu una fortuna per lui, di riprenderci, Ci dicemmo arrivederci col Suster. Ma non ci si è più rivisti perché lui in settembre morì impiccato a Bassano. E se restavo con loro, chissà se questa fine la facevo anch'io. Ogni volta che passo sul viale degli impiccati a Bassano ho la sensazione di sapere qual era il mio albero. Ecco, quindi siamo, siamo legati con una specie di, di religione a, a quegli alberi, ehm, a questo libro, eh, a un'associazione che, che è l'associazione 26 settembre, che a lungo si, si è occupata e si occupa ancora di, di questi aspetti e che è stata presieduta dal, dal mio maestro, dal maestro di tanti di noi che, 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 sono, che sono e siamo qui, cioè Vittorio Andolfato. Che voglio, voglio ricordare, insomma, ecco, maestro insostituibile, devo dire, per, per molti di noi. Quindi avverto questo clima in parte religioso. E visto che sono andato sul Solenne, adesso comincio subito a dirvi un po' di cavolate delle mie, così caliamo un po', un po di tono. Eh, diceva giustamente Francesca Donazzan, ehm, autore sconosciuto o poco conosciuto. Devo dire che anche girando per le librerie della, della provincia e della regione, in questo che 22 che è l'anno del centenario, non ho visto molta presenza di libri di Meneghello e, e questo è un fatto. Eh, un altro fatto è che eh, al tempo in cui io ho fatto le scuole superiori non si leggeva Meneghello a scuola, non, non lo si sentiva nominare a scuola, adesso è presente invece. Nei manuali, e dunque qualche cosa è cambiato. Proprio per il fatto eh, di non averlo mai sentito nominare, eh, benché io stesso Vicentino, sono rimasto molto colpito quando, fine degli anni 90, eh, poteva essere il 99 o il 2000, eh, girovagando davanti alle vetrine della eh, libreria Toletta a Venezia, ho visto, mi è apparso perché è stata un'apparizione: mi è apparso questo, questo cofanetto e con questa foto che è la stessa che vedete proiettata alle mie spalle eh, di un autore appunto che con che raccoglieva il, la seconda parte delle opere di, di, di un autore per me, per me sconosciuto e mi ricordo però l'impressione fortissima che ho provato davanti alla foto e ho pensato accidenti guarda che autori fighi che ci sono con, con gli occhiali da solo il ciuffo insomma sono rimasto fortemente impressionato ora possiamo anche dire che sono frivolezze queste, però non sono poi così convinto che l'immagine che gli autori costruiscono di se stessi non influisca anche sulla, sulla ricezione della loro opera. Eh, vorrei dire che, a quel che da quello che sapevo allora, solo Pasolini avevo visto in, in queste pose, così, così, così atteggiato, così figo appunto. E Pasolini ci viene bene come nome perché come alcuni sanno, quelli che hanno letto le carte, cioè i diari che Meneghello ha tenuto e poi pubblicato da Rizzoli negli anni 90, eh, con Pasolini Meneghello era in segreta, neanche tanto segreta competizione. Eh, tutti e due studenti modello, tutti e due studenti bravissimi eh, ai loro tempi e non poteva non esserci appunto questa, questa, com questa competizione. Allora, l'incontro di stasera, eh, intanto vorrei rassicurare tutti che in meno di un'ora siamo già con l'aperitivo in mano e quindi eh, al sicuro e protetti. Per chi non ha letto il libro eh, si tratta di, di umilmente di tentare un invito alla lettura. Per chi lo ha già letto, di voi invece si tratterà di, di condividere qualche idea, qualche, qualche riflessione. Um, il discorso è diviso in quattro punti e adesso ve, ve li, eh, li spoilerò spoiler subito. Um, prima di cominciare, il titolo, Piccoli Maestri, non approfondiamo per il momento, ma può essere enigmatico. Direi di parafrasarlo così. I banditi bene educati, i banditi di buona educazione, oppure banditi gentiluomini, qualcosa di questo tenore. Questo libro esce nel 64. Giusto un anno dopo l'uscita di Libera Nossa Malo, che è quindi del 63, che è il libro d'esordio di Meneghello, un esordio tardivo per, un, per quello che allora era un quarantunenne, enne ehm, due libri così ravvicinati, come due ca cartucce sparate una dopo l'altra, Libera Nossa Malo e I Piccoli Maestri, hanno fatto anche malpensare qualche critico malpensante. Che, diremo, qualche cosa di questo, Cioè, anzi lo dico subito, qualche, qualche d'uno rimproverò a Meneghello il fatto di aver pubblicato subito un altro libro, I piccoli maestri, per ehm, bissare, approfittare del successo di quella prima opera che appunto aveva rivelato un autore che era stata molto bene accolta dalla critica. Il punto primo del discorso è proprio questo, cioè l'accoglienza, come è stato accolto questo libro eh, I professori la chiamano la ricezione del testo. Che accoglienza ha avuto? Beh, a differenza di Libera Nossa Malo, che era stato salutato come un grande esordio, e come appunto la scoperta di un vero e inaspettato autore, i piccoli maestri invece suscita qualche malumore, qualche ehm, reazione. Eh, puntigliosa, appuntita, eh, qualche stroncatura, eh, qualche articolo livoroso sul tono di quelli che ho ricordato prima. Eh, e questo, insomma, ci, ci rende consapevoli eh, della grande quantità di strada che questo libro ha fatto dal 64 a oggi. Allora, appunto, salutato, come vi dicevo, non troppo festevolmente dalla critica, oggi... I piccoli maestri è uno dei testi esemplari della letteratura italiana della resistenza, uno dei massimi, è ritenuto cioè uno dei testi che fondano il, il canone della resistenza. Quindi Meneghello a pieno titolo, ultra promosso, brillantissimamente oggi, è già da un paio di decenni che è così, eh, insieme all'altro... Eh, grande autore, suo compagno di strada anche se non si conobbero veramente, cioè Beppe Fenoglio, Beppe Fenoglio, autore come sapete di vari libri dedicati alla resistenza, una questione privata, il partigiano Johnny, 20, i 23 giorni della città di Alba. Si assomigliano in tante cose Meneghello e, e Fenoglio, sono uniti da, da un comune destino, ehm, cioè entrambi all'esordio sono stati massacrati massacrati dalla critica. A dire il vero, la parte peggiore è toccata a Fenoglio, che è stato veramente fatto a pezzi quando appunto nel 1952 pubblicò il suo primo libro, I 23 giorni della città di Alba, e si trattava di racconti allora. Um, come ha fatto notare una bravissima studiosa che si chiama Anna Baldini, che si è molto occupata di questi aspetti, cioè delle opere che nel tempo si sono affermate come esemplari nella letteratura della Resistenza, sia Fenoglio che Meneghello sono due isolati, sono due indipendenti, indipendenti anche da posizioni politiche preconcette. E questo in effetti è stato da loro pagato. Ma perché i loro libri sono stati ostacolati all'inizio? I loro libri sulla Resistenza sono stati ostacolati perché Diciamo tra gli anni '50 e '60 si pretendeva che eh, i libri sulla resistenza fossero più che altro dei puri documenti, dei puri documenti. Oppure, in alternativa, che proponessero una, una sorta di epica, ma di livelli monumentali, marmorei. Cioè la resistenza non, non poteva, non doveva in nessun modo essere discussa. Essere presentata eh, sotto una luce ehm, che in qualche modo la sminuisse. E allora in effetti si può dire, ed è stato anche detto, che questi libri, i libri di Fenoglio, i libri di Il libro, I Piccoli Maestri di Meneghello, eh, è roba troppo letteraria per, per poter rappresentare la verità storica della Resistenza. E eh, però se si va a guardare un'opera storica di assoluto rilievo, che è Una guerra civile, il libro famosissimo di Claudio Pavone, lì si nota una cosa interessante, cioè che sia Fenoglio che Meneghello vengono usati dallo storico e vengono citati come fonti, come fonti storiche non letterarie, come fonti per avvalorare il discorso dello storico e dunque questo dovrebbe in un certo senso metterci eh, sicuri del fatto che questi libri toccano in un certo modo con le loro corde toccano la verità di quei fenomeni della resistenza. Oltre a Pavone ci sono altre perizie asseverate per così dire degli storici che dicono la validità della Libro di Meneghello, come anche operazione documentaria, non è solo quello, ma anche come operazione documentaria è giusta, è corretta. E cito solo due nomi che però non dobbiamo assolutamente trascurare, cioè quelli di Emilio Franzina e di Mario Isnenghi che hanno scritto contributi importanti su questo libro, sui piccoli maestri di Meneghello. E aggiungo una cosa, cioè che a qualcuno all'inizio i piccoli maestri non piacessero era ovvio non solo ma era anche nel programma di meneghello perché meneghello tutto ciò che ha scritto lo ha scritto e questa è una sua stessa cito una sua stessa testimonianza tutto ciò che ha scritto lo ha scritto come provocazione per mettere in discussione dei luoghi comuni per, per mettere in discussione delle idee preconcette per rompere un fronte di opinioni omologate e dunque scrivendo questo libro sapeva esattamente, diciamo così, in che pasticcio si andava a cacciare e certe reazioni indispettite credo gli abbiano dato esattamente il polso di una situazione che era quella che lui si attendeva e voleva. Voleva rompere un fronte dell'omologazione sulla rappresentazione della resistenza. Allora, adesso però vi propongo di vedere in concreto alcuni episodi del libro che effettivamente... Dovevano e potevano suscitare il risentimento di chi credeva che la resistenza dovesse essere trattata solo come quadro trionfale monumentale. Allora, qu questa vicenda si svolge in diversi eh, ambienti, eh, in diversi luoghi. Primo fra tutti la Val del Mis, in provincia di Belluno, poi l'altipiano di Asiago quindi le colline eh, dell'Alto Vicentino, i colli iberici e infine il quadro finale, come sapete, ambientato eh, a Padova per l'insurrezione della città e la consegna della città già liberata eh, da parte dei partigiani all'ottava alla armata inglese che allora entrava dal Bassanello. Dunque, eh, gli episodi che adesso vi cito, quelli che mettono, Parecchio in discussione l'assetto monumentale Marmorio della Resistenza, vengono dalla prima parte del libro, che è quella ambientata in Val del Mis. Allora, lì si trova con la sua banda Meneghello all'inizio dell'avventura, eh, primi mesi del 1944, e lì è comandante, viene nominato comandante di una piccola formazione. E si vede, peraltro, che continuano in questo modo gli errori della Grande Guerra cioè che si fa comandare eh, quello più alto in grado, sì, ma nel campo degli studi, cioè non quello che ha maggiore esperienza eh, di combattimento, di guerra, in battaglia, ma quello che ha più studiato. No? E Meneghello cerca di opporsi, ma nessuno vuole eh, starlo a sentire e gli impongono di comandare questa, questo piccolo gruppo che lui del resto non sa, non sa bene come comandare, di qui alcuni episodi divertenti. Allora, ehm, si, discute, si discute, loro occupano diciamo posizioni più elevate di, di, di quei rilievi. Loro nella banda discutono, discutono di come si potrebbe organizzare un fuoco di sbarramento. L'idea per il momento era puramente teorica. L'unico vero fuoco che avremmo potuto fare era quello di legna, ammesso che riuscissimo ad accenderlo. Provai a parlarne a bene, uno dei compagni di Meneghello. Ma lui mi disse: "Non sei stato al corso tu? Pensaci tu". Al corso ci avevano insegnato principalmente a prendere le trincee, metodi da grande guerra, no? Se i tedeschi fossero stati un popolo sportivo, si sarebbe potuto mandargli a dire quando venivano su per il sentiero: "Fate una trincea e noi veniamo a prenderla". E questo è un episodio Ce n'è un altro, subito dopo, la pagina successiva. Meneghello propone provocatoriamente di dare una medaglia a un imbandato con loro, un veneziano di buonissima volontà, ma capace di far nulla, che si chiama Ballotta e dice "Non sapeva né camminare, né portare, né sparare. La sua era una lotta contro le ulcere, perché era gravemente affetto da ulcere", e però Meneghello dice che se i decoratori avessero idee chiare sulle medaglie, sarebbe giusto proporre anche Ballotta, veneziano con le ulcere. Eh, pagina dopo, eh, il comandante Meneghello nota che alcune delle reclute più giovani ogni tanto si vanno a disperdere tra i cespugli, li trova lì eh, impegnati e impalliditi. E dice: Io volevo proclamare esplicitamente la libertà di masturbazione per aiutare questi poveretti, dargli uno statuto, ma fui sconsigliato. Un altro episodio, hanno poche armi, tutte diverse, un sacchetto di munizioni, tutte uguali, quindi vanno bene solo per un'arma. E Bene, Benedetto fa questa proposta, beh, dice: si potrebbero sempre tirare a mano. Altro episodio, siamo sempre nel stesso giro di pagine, 4-5 pagine le fa fuori tutti. E qua sembra di essere un po' nel giornale di guerra e prigionia di Gadda: ci sono cacche dappertutto, cioè. Eh, i, I partigiani non sono disciplinati nel, nell'evacuazione. E dunque Meneghello nota questo e subito dice: Ero deciso a instaurare l'autogoverno, ma avendo esortato i giovani ribelli a non usare come latrine gli spazi prossimi alla Malga, e trovando poi fra i cespugli presso la Malga una cospicua testimonianza di disubbedienza, chiamai la dunata degli escrementi? Schierai il reparto concentricamente attorno agli escrementi. Io, in centro, presso di essi e si maiuscolo, intende gli escrementi. Arringai il reparto con vigore, puntando il dito. Parlai della disciplina, dell'autodisciplina, dell'Italia e dell'umanità. E poi c'è un'altra eh, parte sull'addestramento perché lui, insomma, con. Con gli, con gli altri diciamo, comandanti o vicecomandanti, perché dice che tra lui e i suoi amici tutti si vicecomandavano a vicenda, e dice che eh, avevano intenzione di fare un addestramento, non sapevano come farlo, lo fanno come gliel'avevano insegnato al corso Reclute e perciò dice facevamo gli atti da pagliaccio, perché di quello si trattava. C'è la famosa azione dei formaggi, che però è adesso su, su questa taglio perché sarebbe lunga, e c'è invece un altro passo. Che vi voglio leggere, eh, che parla di un momento in cui, essendo eh, annunciato un rastrellamento, la banda viene eh, disbandata, per così dire, e eh, questi quattro gatti, perché anche questo è un nome che Meneghello dà alla formazione, questi quattro gatti si trovano. Ad un certo punto eh, su un crinale della Val del Miss a vedere dall'altro dall lato della strada eh, macchine tedesche che continuano a passare in su e in giù. Ogni tanto, ogni tanto i tedeschi eh, si mettono lì e guardano sparu questo sparuto gruppo di partigiani. Li guardano col cannocchiale. E col passo. Sulla costa di fronte passavano macchine tedesche. Alcune si fermavano, gli ufficiali scendevano sul ciglio e ci osservavano coi binocoli. Veniva da gridargli, imbecilli, non vedete che non siamo pronti? Pareva che ci fosse un diaframma tra noi e loro. L'idea di sparargli qualche fucilata, saranno stati a un chilometro di distanza all'insù, sembrava completamente assurda. Le pallottole sarebbero andate a scheggiarsi su una serranda di vetro infrangibile. Questi ufficiali che ci osservavano, curiosi ma distaccati, come studiando animali marini in un acquario, parevano marziani, invulnerabili. Mi sentivo uno straccione in mezzo agli straccioni, osservato da questi marziani. I miei compagni stavano fermi. Tutto a un tratto, bandiera, si tirò giù i calzoni e si mise in ginocchio, voltando il sedere all'insù. Ad uno ad uno gli altri lo imitarono. Nessuno disse nulla, io restai com'ero, seduto per terra, come il pastore di un branco di culi, guardando i tedeschi che ci guardavano di lassù e si passavano il cannocchiale. Cosa, siamo, non sono ancora passate 70 pagine, ne ha già messe in fila un po'. L'ultima che dice è che per far funzionare bene una banda di partigiani bisogna che i membri siano o montanari o gente da galera. E, insomma, se qualcuno eh, si risentì, come vedete, eh, c'era materia in abbondanza per giustificare queste reazioni che del resto Meneghello aveva cercato. Cioè, la sua idea era di dare un'idea della resistenza eh, più vera, più autentica, più da esperienza vissuta, eh, abbassando, come avete visto, notevolmente il livello, il tono. Il fatto è che eh, con la sua ironia, ironizzando, Meneghello dice... Dice la verità, o meglio, mostra la verità da un punto di vista diverso. E che queste cose siano la verità, noi lo sappiamo anche da altre testimonianze. Eh, per esempio, se prendiamo un libro veramente molto bello e importante, che è I diari di un partigiano ebreo di Emanuele Artom, noi vediamo che senza questa ironia, ma eh, con lo stesso spirito, Artom. Affermava, e vi leggo un passo da questi diari: Artom, morto eh, trucidato dai, dai nazisti nel 1944. E lui dice: Bisogna scrivere questi fatti, dice Artom, cioè fatti anche incresciosi come quelli che abbiamo appena sentito eh, leggendo Meneghello. Bisogna scriverli questi fatti perché fra qualche decennio una nuova retorica patriottarda o pseudo liberale non venga a esaltare le formazioni dei purissimi eroi. Noi siamo quello che siamo, un complesso di individui, in parte disinteressati e in buona fede, in parte rivisti politici, in parte soldati sbandati che temono la deportazione in Germania, in parte spinti dal desiderio di avventura, in parte spinti dal desiderio di rapina. Gli uomini sono uomini Bisogna cercare di renderli migliori e a questo scopo per prima cosa giudicarli con spregiudicato e indulgente pessimismo. In quasi tutte le mie azioni sento un elemento più o meno forte di interesse personale, egoismo, viltà, calcolo, ambizione. Perché non dovrei cercarlo nelle azioni degli altri? Perché ritrovandolo dovrei condannarlo severamente? E questo appunto era Artom che scriveva diligentemente giorno per giorno i suoi diari mentre era partigiano in Valpellice, in Val Germanasca, eh, in Piemonte e registrava con grande umiltà i, i propri giornalieri quotidiani miglioramenti. Ma torniamo all'ironia di Meneghello che ha suscitato e suscita il, il nostro riso eh, il punto è che questa ironia non tende veramente ad attenuare, non tende veramente a sdrammatizzare. E gli studiosi, e cito ancora Anna Baldini, Mario Isnenghi: hanno notato che questa ironia è qualcosa che brucia, brucia fortemente a contatto con, con la morte, la morte violenta, l'affascinazione della morte violenta. Sembra come l'ironia, una eh, reazione euforica, incontrollata, al contatto con la morte, che era pressoché quotidiana. Qui ho finito la prima parte e mh, chiedo a Francesca se c'è qualche cosa da mettere a posto, mettere a punto, da aggiungere prima di andare avanti. Ma io credo che sia un invito alla lettura molto riuscito perché hai letto dei passi. Condensati in poche pagine, ma veramente memorabili. E, sì, il timore di una nuova retorica era un timore condiviso da moltissimi scrittori no, dell'epoca. Penso anche a Calvino, quando scriveva La prefazione al sentiero dei nidi di Ragno, diceva: Quando ho sentito il pericolo che si instaurasse una nuova retorica, proprio ora che ne avevamo dismessa una bella, potente, che ci ha eh, colonizzato la vita per vent'anni. Eh, ho sentito appunto un, un rigetto e riconosce anche l'importanza proprio dell'isolamento degli scrittori no? eh, dice Fenoglio proprio perché è rimasto isolato dalle correnti dalle politiche è riuscito a scrivere il libro sulla resistenza che tutti noi avremmo voluto scrivere si riferiva a una questione privata e, quindi sì il fatto dell'antiretorica, dell'ironia, di questo taglio continuamente antienfatico che per me ha veramente le fibre della scrittura di Meneghello, eh, perché si sviluppa sia sul piano dello stile, ma anche nella scelta semplicemente linguistica, no? di utilizzare l'italiano parlato, poi si riflette in grande sulla forma del romanzo. E ti chiederei di. Sì. Eh, hai citato un, un documento molto importante che è la prefazione del 1964, la, la nuova introduzione che Calvino fa al suo libro Il sentiero dei nidi di ragno. Eh, importantissimo documento per le cose che hai detto, e in particolare per una delle cose che hai detto, cioè per il fatto che eh, Calvino, scusate, Calvino, in quella eh, nuova introduzione al suo libro. Riconosce il merito incontrastato, eh, di lì lo sancisce, e da lì anche comincia la fortuna di Fenoglio: eh, riconosce appunto il merito dell'autore di questo grande racconto postumo, cioè una questione privata. E dice: eh, ecco il libro che tutti avremmo voluto scrivere, adesso c'è. Mi pare che Meneghello in qualche parte, annotando la nota di, di Calvino, commentasse e chi è che non avrebbe voluto scriverlo? No? Una questione privata. Eh, libro davvero perfetto, benché sembra incompiuto. Eh, e il libro anche quello: una questione privata, prettamente narrativo, come è prettamente narrativo il partigiano Johnny di Fenoglio. Invece Meneghello eh, scrive, sì, certamente. Racconti, sa raccontare molto bene, ma i piccoli maestri, se dovessimo definirlo, certamente non potremmo dire che, che è un romanzo, perché non lo è da nessun punto di vista. Eh, allora, cosa possiamo dire? Che Snenghi, eh, grande buonsenso degli storici, lo definisce letteratura di memoria, che è una definizione. Sulla quale non si può che essere d'accordo, è, è un misto: questo libro è un misto di racconto e di saggio. E del resto è anche un, un, libro, un libro nebulosa. Ehm, non perché non sia stato scritto con chiarezza, ma perché è un libro che ha la necessità di esporre i problemi in forma di problemi non risolti, forse anche non risolvibili. Perciò dico libro nebulosa. Ma del resto. Il congegno che tiene in piedi e insieme le pagine è perfetto. Um, dico che questo non è un romanzo, il Piccoli Maestri, ma nessuno dei libri di Meneghello si può chiamare romanzo. E questo, per questo libro in particolare, la vocazione, l'impronta saggistica è forse anche più forte che per gli altri, per questo nasce proprio come un libro di idee, un libro di idee da contrapporre ad altre idee che Meneghello sentiva false, ad altre rappresentazioni della resistenza che Meneghello sentiva false, vuote. E quindi nasce come un libro polemico, un libro di idee, che prende la forma anche, in parecchie pagine abbiamo sentito, che prende forme narrative di narrazione con tanti dialoghi, con colpi di scena anche. Qual è la differenza rispetto agli altri libri di Meneghello? Di solito Meneghello narra, quando narra, eh, a partire da una parola. No? È stato individuato beh, da lui stesso, in primis, questo meccanismo, ma poi dai critici, eh, Rolando Dan Damiani, Cesare Segre. Eh, Meneghello individua una parola e lì innuce trova lo sviluppo di un intero racconto, e cioè è un, è un metodo da lessico, è un, è un metodo lessicologico. Qui è diverso. Qui è diverso. Eh, quel metodo lì di partire per una parola e per ogni parola costruire un racconto tende a dare il risultato di frammenti, frammenti che poi nei libri vengono accostati gli uni agli altri. Questo invece mi sembra che sia il libro meno frammentato di Meneghello. Eh, quello più continuo. Eh, nonostante sia quello che più mette in evidenza, appunto vi dicevo, la confusione. Eh, la confusione che appunto non significa che il libro è scritto male o che non si capisce, ma significa che c'è di fondo la consapevolezza del fatto che è impossibile rendere perfettamente chiaro un vissuto il cui significato resta sospeso. E uso questo termine sospeso che è di un critico che ha scritto un articolo, un saggio importantissimo su questo libro, cioè Franco Marenco. Ma allora vi dicevo, saggio e narrazione, ma come si combinano queste due cose? E, in modo interessante è vedere proprio come Meneghello fa le giunte, cioè come, come unisce queste due componenti del libro nella stessa pagina, queste giunte tra pagine saggistiche e pagine narrative lui le fa in modo che noi non ce ne accorgiamo. Cioè l'effetto è quello di una incredibile continuità. Eh, Sono come quelle saldature che non si vedono sul tubo. Cioè Meneghello sostanzialmente salta quello che invece a noi sembrerebbe necessario, cioè le fasi transitorie, le fasi di mediazione dalla riflessione o dalla descrizione al racconto puro. Vi faccio sentire un pezzo. E vediamo se anche a voi sembra così. Siamo nel cuore, quello che lui chiama il cuore dell'avventura al tipiano di Asiago. Ehm, e Meneghello sta parlando di Antonio Giuriolo, cioè del maestro, del suo maestro, eh, della persona che l'ha fatto diventare antifascista. Un maestro che non aveva cattedra perché non aveva tessera, e che, però, faceva scuola a casa sua, un maestro che aveva. Eh, Sedotto, convinto, Meneghello nell'antifascismo, Meneghello e tutti, tutto il gruppo degli amici vicentini che poi si ritroveranno in montagna. Insomma, sta parlando di Antonio Giuri, Giuriolo e dice questo: Antonio, che era antimilitarista, non sentiva molto la guerra come problema tecnico, era del tutto indifferente al tipo di scoppi e di spari. E a ogni rigido programma, non perché volesse affidarsi al caso, ma perché credeva che ciò che veramente importa è nell'atteggiamento della gente e il resto viene dopo. A me ogni tanto passavano per la testa i dilemmi: piccoli colpi o grosse azioni dimostrative? Arroccarsi o ambulare? Specializzarsi o espandersi? Per Antonio non erano dilemmie, ma erano possibilità astratte per ora e di poca importanza. Dove affioravano le cose importanti, quelle che distinguono un reparto partigiano da una cozzaglia di sbandati, Antonio interveniva con autorità. Aveva un braccio al collo, perché smontando una rivoltella aveva esploso un colpo e si era trapassata una mano. Non era affatto imbarazzato di questa ferita poco eroica e non cercava di inacerbirla col sarcasmi come certamente avremmo fatto noi ma guarda che seccatura mi disse era quasi un mese che aveva questa mano bucata pensa mi disse è un mese che non mi lavo la faccia mi venne da ridere e lui si arrabbiò tanto che dovetti dirgli ma è solo un riflesso condizionato è come sentir dire una brutta parola ci hanno allevati così Tony disse, ma sì, hai ragione. Del resto, dissi io, credi che in questo mese io me la sia lavata molto spesso la faccia? Non parliamo poi di bene, lui se la sarà, se la sarà lavata sì e no due volte. Tony si mise a ridere. Chissà che cos'è veramente il riso. Forse c'entrava con la sua mano bucata. Gli dissi, sai, quando è morto Bergson, io ho scritto un articolo idiota e ignorante. Penso che me ne vergognerò per un bel pezzo. E lui mi disse, è giusto fare i conti con se stessi, ma a un certo punto bisogna chiuderli. Allora, non so se avete sentito, ma lui incomincia con un, con un ritratto morale della persona ed è saggistica pura. E poi attacca un dialogo, senza dire quando è avvenuto, dove, a proposito di cosa, originato da che cosa. Cioè lo lascia quasi completamente indeterminato e lo aggancia direttamente alla parte saggistica, alla parte descrittiva, alla parte riflessiva. Questo volevo dire quando, eh, che appunto nel libro si passa dal saggio al racconto con delle giunte che sono come saldature che, che non si vedono. E qui ho finito la, la seconda parte. Beh, sì, già da questo brano letto si sente eh, cioè, parla di questi dilemmi su come sia meglio operare, su come sia meglio agire, e questo mi fornisce l'assist per la prossima parte. Cioè, come lui molto spesso nel, sì, nel, nel romanzo, chiamiamolo romanzo, anche se insomma, abbiamo visto che è un po' sui generis. Ehm, ci sia spesso stupore e ammirazione per chi opera in, in modo diverso, in modo molto pratico. Questi ragazzi si sentono votati alla speculazione più che alla praticità. E mh, viene spesso rappresentata questa contrapposizione tra gli azionisti, quindi tra loro e i comunisti. Sì, allora, hai detto benissimo: cioè, questi sono appunto studenti, un gruppo di studenti, ehm, riuniti intorno alla figura di, di un grande intellettuale, di un grande maestro, peraltro misconosciuto che è Antonio Giuriolo. Ehm, una forma riuniti in una formazione che si chiamerebbe autonoma gente che su, mal sopporta le etichette e le definizioni e però come, come ideali diciamo così questi ragazzi vicentini e il loro maestro sono, sono vicini al partito d'azione una una galassia eh, ampia eh, dai termini ampi politicamente, una galassia liberal-socialista. Eh, e Meneghello vede operare, sia in Val del miss che in Altipiano, vede operare, eh, accanto alla propria formazione, vede operare le formazioni comuniste. E eh, sente, come è stato anticipato da Francesca, sente nei confronti dell'attitudine di queste formazioni, di questa gente, sente grande rispetto, ammirazione. Sono parole inequivocabili quelle che spende per le formazioni comuniste, ma sente anche una certa distanza, cioè il non poter essere come loro di fondo. E ora vedremo perché non poteva, lui e i suoi amici studenti, non potevano essere come loro. Eh, anche in Fenoglio c'è questa dialettica, questo, questo è ancora più marcato: è un vero scontro tra. Formazioni garibaldine col fazzoletto rosso e formazioni azzurre, eh, badogliane. Sapete che Fenoglio era, era un monarchico. Eh, bene, questo, questa ammirazione per le eh, bande comuniste era e eh, lo, lo ritroviamo come tratto comune anche in altre scritture di, eh, partigiani, di partigiani azionisti. E leggo ancora una frase dal diario di un partigiano ebreo di Emanuele Artom che era un militante del partito d'azione e dice questi comunisti sono molto più pratici e industriosi di noi e Meneghello varie volte, tre volte o più nel libro dice era, era gente che faceva le cose molto alla buona molto alla buona, ma in modo straordinariamente efficiente. Gente che ha eh, il primato del fare. Gente che affronta i problemi prima nella loro concretezza e poi, forse teoreticamente no? eh, con dei piani. Anzi, uno di questi capibanda dice, quando Meneghello gli chiede, ma voi non fate i piani? Questo qui dice, i piani confondono. Meglio non farli e risolvere i problemi via via come, come si presentano. E, e dunque Meneghello è fortemente attratto da queste, da queste bande, da queste formazioni e li osserva davvero con grande ammirazione. Sono fatte di popolani, gente del popolo, e questo di per sé è un, grande, è un altro grande elemento di fascino per lui e, ed è anche il motivo per cui lui sente di non poter essere come loro. C'è un divario sociale forte, che è poi sensibile in tutto il libro, c'è questa faglia, questa frattura tra la parte popolare d'Italia e la parte borghese e è alla borghesia che Meneghello eh, addossa la maggior parte delle colpe per quello che è successo durante il fascismo. A un certo punto uno di questi capibanda di, di formazioni popolane, il castagna, e sarebbe bello leggere tutto il pezzo, dopo magari ci abbiamo tempo. Questo castagna dice a Meneghello: Voi siete studenti, no? Si vede subito che siete finetti. E qui c'è il fatto evidente che reso anche diciamo, più chiaro, più netto da una, dalla, dalla diegesi, cioè dal racconto, dal dialogo che non, non, non c'è una cultura comune in Italia, che è, è invece Meneghello la ritroverà o dirà di averla trovata più avanti, quando, come sapete, dopo il 47 si stabilirà in Inghilterra. Allora uno dice, ma Meneghello è classista, potrebbe anche dire, su, è stato avanzato questo rilievo, Meneghello è classista, fa le differenze di classe. Ma direi di no o meglio non, non può fare a meno di rilevare che in Italia esistono le differenze di classe e che la cosa lo riguarda personalmente e dunque ancora una volta dice dice la verità ecco. e abbiamo ancora solo un ultimo punto sì, proprio ad esempio ehm, anche quando insomma vanno in montagna, questi giovani si rendono conto che esiste una parte d'Italia poverissima. Mi veniva in mente finché parlavi quel passo dedicato ai mugari, eh, che appunto sono quelli che tagliano il mugo, e il giorno di riposo, una volta ogni 15 giorni la domenica, è per scendere a valle e tornare su col carbone, mi pare. Insomma, comunque mh, ore e ore di cammino, e quindi preferiscono le domeniche di lavoro piuttosto della domenica di riposo. <ride> e, mh, e questo appunto ci riporta a quel taglio sociologico che sempre è presente nella, nella sua narrazione, e ci porta contemporaneamente in montagna, che è l'ultimo tema. Infatti in quota, no? sopra i 1.500, adesso non, non, non conosco bene le fasce altimetriche, però da un certo punto in poi in altipiano si trova solo i boschi di mugo. E i, i, oltre al mugo si trovano i mugari. Cosa fanno i mugari? chiede Meneghello a questi qua. Beh, tagliano i mughi, no? Eh, sì, ma eh, e col mugo che cosa si fa? A Carbonella evidentemente, ma lui queste cose che è uno studente finetto e non lo nasconde, non, non le sa, non le sapeva. Eh, poco sapeva già da prima della montagna se non che ci voleva andare, ci voleva andare. E guardate che non è il solo, ma è, era in buona compagnia. Eh, la gran parte dell'antifascismo... Eh, militante aveva questa sorta di attrazione magnetica esercitata dalla montagna nei loro confronti. Il eh, grande partigiano Dante Livio Bianco ha scritto nel suo libro che erano tantissimi problemi che si ponevano a chi voleva formare una banda partigiana, ma una sola cosa non era in discussione, cioè che bisogna andare in montagna. Uh, e Meneghello stesso nel libro lo dice così, spuntava da sé l'idea di andare in montagna, via dalle città contaminate, via dalle pianure dove viaggiavano colonne tedesche, via dai paesi dove ricomparivano in nero i funzionari del caos, portarci via i misteri, andare sulle montagne. Eh, andare in montagna per lui, che è vicentino, significa soprattutto andare in altipiano. In un altro passo dice il senso fisico di camminare all'insù dominava su tutto ed è una bella sensazione. Se vi ricordate anche, c'è un passo nel Partigiano Johnny, eh, in cui si dice che Johnny finalmente, rotti gli indugi, si incammina verso la Langa, l'alta Langa. E dice proprio Fenoglio la sensazione bellissima di andare, di alzarsi da terra, di andare verso una terra che si concreta perché se ne sente la fatica, ma è anche una terra dell'ideale. E ad un certo punto c'è una pagina del libro in cui l'altopiano viene descritto come una regione, una specie di regione celeste. Un paragrafo. Capitolo 6. I riguardi a occidente, corno di campo bianco, corno di campo verde. Il parapetto a sud Portule, Zingarella, Zebbio, Colombara, Fiara. Dentro il paese incantato: bosco secco, Kesserle, Mitterwald, cima delle Saette, bosco dei Laresi, scoglio del Cane. Sul fianco a oriente la cicatrice del canale del Brenta, a nord l'alta cintura, la galassia di pietra, cima 11, Ortigara, caldiera. Cima Isidoro, Castelloni di San Marco, confini ultimi del mondo. Eh, si è, vedete, dicevamo una regione celestiale. Fenoglio dice de, dell'alta Langa, l'arcangelico regno dei partigiani, e quindi capiamo bene che l'alto, questa dimensione dell'altezza della montagna, ha a che fare con la purezza, con la nobiltà degli ideali, ma anche con l'espiazione di una colpa. Che per Meneghello è il peccato di essere stati fascisti, che è una cosa che va pagata di persona, eventualmente anche con la propria morte. e Insieme a questo, noi capiamo anche che, che la montagna ha a che fare con l'esperienza autentica, cioè col mondo empirico, col mondo del fare appunto e del non saper fare. E. Tutto ciò che è empirico in, una cer in un certo tipo di scritture, eh, tutto ciò che è empirico fatto di esperienza, di cose concrete, anche imprevedibili, si oppone nettamente al fascismo. Eh, perché questo? Perché per quelli che erano giovani allora il fascismo era dogmatismo, astrazione, formule, concetti, marmo, monumenti e niente di empirico. E Primo Levi è quello che questa cosa la dice meglio di tutti quando dice che ha scelto chimica perché era il regno dell'empirismo, cioè tutto andava provato e fatto con le mani o con le provette. E la montagna perché la montagna era un luogo dove finalmente si era tutti uguali, dove ci si poteva mettere alla prova con la propria persona, con le proprie capacità fisiche. E dove si sapeva anche di andare per trasgredire, un luogo di trasgressione. Cioè la, la montagna ha in tutte le scritture residenziali un significato politico, fin da subito. Ed è così, appunto, anche in Meneghello. Ci sono delle pagine bellissime, proprio nel centro del libro, quando lui e i suoi amici sono ad Asiago. Eh, che sono praticamente pagine di metamorfosi, no? si vede la figura umana lentamente diventare eh, assimilata o assimilabile al bosco. Dopo un po' che ci sta in mezzo, Meneghello, come gli altri, si accorge che la natura, dice questa, che è una formula difficile, filosofica, dice che la natura è una forma della coscienza. E cosa significa? Significa che... Mi sembra che abbia a che fare con l'estetica rinascimentale, cioè si scopre che la natura è, non è veramente un mondo altro, ma è un mondo che per certi versi prefigura l'uomo. Ha un occhio umano, è la stessa, la natura. E di questo ci si accorge solo dopo che si è stati per tanto tempo in mezzo, mimetizzati, proprio mimesis vuol dire diventare uguali, no? in questo caso il militare, il partigiano. Diventa uguale al suo territorio, cioè al suo bosco. Eh, C'è una parte, poi voi sapete che questa zona centrale del libro culmina con due rastrellamenti violentissimi che sono quelli del 5 e 10 giugno 1944. Meneghello ha la fortuna di scampare a tutti e due. Eh, in particolare, il secondo rastrellamento, quello del giugno del 44, è poi quello che sviluppa il maggior numero di pagine: è una specie di avventura nell'avventura. Eh, lui e alcuni dei suoi amici, sono divisi in piccoli gruppi, stanno aspettando sostanzialmente che li vengano a prendere in un nascondiglio che sta sotto in costa al Monte Colombara. E a un certo momento vedono arrivare gran parte dei appunto, rastrellatori, e usa questa formula Meneghello, che è molto bella. Arrivano da dietro il monte, hanno già occupato un quarto del paesaggio alla nostra destra. Hanno elmetti color verde, ma quello che è interessante è che hanno già occupato un quarto del paesaggio, sembra una lastra, no? C'è poi un momento di diciamo di, di acme, di tensione massima e alla fine poi tutto esplode, nel senso che quando queste persone, quando questi partigiani vengono scoperti, eh, inizia un moto centrifugo che li disperde all'intorno e lì spari, eccetera, cadute e Meneghello dice, si sentiva esclamare e frusciare da tutte le parti, anche gli spari parevano esclamazione, del resto si era, es si era messo a esplodere un po' tutto il paesaggio i nostri stessi movimenti allora, vi ricordate prima che aveva detto avevano occupato eh, un quarto del paesaggio alla nostra destra come se fosse appunto abbiamo detto una lastra adesso rastrellamento è veramente partito sono stati scoperti e il paesaggio quella lastra esplode e basta sì, allora, mi pare proprio che l'altopiano sia il luogo dove si concretizza questa idea della natura come forma della coscienza, no? perché abbiamo la parte dell'altezza, della regione celeste, ma dall'altra la dimensione anche tellurica ed embrionale, perché il romanzo si apre appunto con Meneghello che si reintroduce in una scafa che l'aveva salvato nel corso di un rastrellamento. E, ci sono domande da parte del pubblico? Sì, sì, l'hanno fatto. Hanno fatto un film, hanno fatto un film sui piccoli maestri, hanno tratto un film. Sì, 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 sì. È stato fatto un film. Sì, 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 sì. Se no, qua c'è posto. Thank you. Sì, sì, è giustissimo ricordare appunto che questo testo è stato scritto, mh, beh, immaginato per tanto tempo, ma scritto veramente nel 63-64, cioè proprio poco prima di essere pubblicato, che vuol dire quasi vent'anni dopo i fatti, che vuol dire eh, dopo. 15 anni quasi trascorsi in Inghilterra, che vuol dire tutta un'altra cultura, tutta un'altra educazione. O meglio, lui dice: Ero andato in Inghilterra a fare dei remedial, cioè un corso di riparazione, per una cultura che lui sentiva lacunosa. E questo viene detto no, nel, nel Dispatrio. E effettivamente eh, è importante questo perché nel Dispatrio anche troviamo dei passi in cui lui dice: Pensavo di portare in Inghilterra delle punte avanzatissime della filosofia che mi venivano dalle mie letture, croce, eccetera. E questi mi guardavano e dicevano, sì, sono cose di normale buon senso. Questo è proprio un passo del, del, del dispatrio, quindi c'è proprio un distacco da quella sua formazione filosofica. Che però per altri versi è importante perché in Fiori Italiani, ancora dopo nel quel libro L'Apprendistato, no? l'ambiente padovano, gli studi filosofici di estetica, di lingua, sono ricordati anche con affetto. No? non solo con, ehm, con distacco ecco come invece appare di più nei piccoli maestri. Qualche altra domanda? Però in Inghilterra ha fatto anche tanti studi di, di storia dell'arte rinascimentale. Io dicevo, sembra un concetto di estetica rinascimentale. Quello. Detto in queste forme, forse sembra sì, più italiano che altro, del resto italiano è anche il rinascimento. Ehm, però quell'idea che la natura abbia un occhio dentro e che finalmente... Noi siamo in grado di guardarlo e vederlo, quell'occhio, viene fuori proprio nella pittura di paesaggio veneta del Cinquecento, quando, non, da in mezzo al folto di un paesaggio, c'è una figura umana che guarda fuori dritto verso di noi, e come a dire che c'è l'occhio no, in quella natura. La tempesta di, di Giorgione è così, che è un occhio enigmatico. No? È, però bisognerebbe questa pista, è, è buona, cioè, bisognerebbe leggere bene per verificare. Non l'ho fatto. Leggere bene le fonti, voglio dire. Abbiamo una bonus track. Ci leggi il brano del, sul Castagna? Eccolo qua. Il Castagna. Questo io adesso proverò malamente a imitare una grandissima lettura che ho sentito fare da Francesco Maino a Padova. Di questo. Sapete, Maino l'autore di Cartongesso. Una lettura che gli ho sentito fare a Padova. Allora, Meneghello è a tu per tu con il comandante Castagna, comandante Popolano. Domandai al Castagna, perché siete qua voi altri? Il Castagna disse, come perché? Come mai che vi siete decisi a venire qua? E dove volevi che andassimo? Disse il Castagna. Questo chiuse la prima parte dell'indagine. Poi io dissi, Castagna, e quando finisce la guerra cosa pensate di fare? Eh, andiamo giù, no? E cosa, fate, e cosa farete quando uh, siete giù? I saccheggi, disse il castagno. Annui con, con un senso di scandalo non disgiunto dall'ammirazione. Mi informai se c'erano dei piani prestabiliti per questi saccheggi. Mi parve di capire che il castagna pensasse soprattutto a dei festeggiamenti, un banchetto all'aperto, il tiro alla fune, le corse nei sacchi tra ex fascisti, sacchi da cui forse saccheggi. E poi dissi, e dopo i saccheggi, il castagna si mise a guardarmi e disse, voi siete studenti, no? Io feci il segno di sì e lui disse, si vede subito che siete finetti. Castagna, dissi, non credi che bisognerebbe provare a cambiare l'Italia? Non andava mica bene come era prima, si potrebbe dire che siamo qui per quello. A dirtela proprio giusta, disse il Castagna, a me dell'Italia non me ne importa mica tanto, ma ti importerà sapere chi comanda a Canove o no? Canove era il suo paese. Disse che si sapeva già chi avrebbe comandato a Canove. Sentiamo, dissi, il sottoscritto, disse il Castagna, ma solo per qualche giorno, facciamo qualche settimana. E dopo, dissi io... E dopo andrà su un governo, no? Gli domandai se non gli interessava che governo andasse su. Il Castagna mi disse di fargli vedere le mani. Gliele feci vedere dalla parte delle palme, perché questa frase in dialetto vuol dire così. E lui ci mise vicino le sue. Sulle palme io avevo qualche callo qua e là, ma recente, pallido, avventizio. Lui aveva tutta una crosta antica, scura, quasi congenita, non erano calli ma una mutazione dei tessuti. Vedi, disse il Castagno, quando va su un governo, noi altri dobbiamo lavorare. Anche se fossero fascisti, dissi. E eh no, per la Madonna, disse lui: i fascisti non sono mica un governo. Già, dissi io i fascisti sono cercavo una formula salveminiana. rotti in culo, disse il Castagna. Questo era il suo ethos. Mi disse anche cosa avrebbe fatto se per disdetta tornassero su proprio loro. Allora, disse, torniamo su anche noi. Torniamo qua. Ottimo, ottimo, pensavo. <coughs> Eh, io vi ringrazio e vi ricordo in chiusura i prossimi appuntamenti. Domani 16.30 in biblioteca la lettura di Anna Branciforti e Fabio Della Zuanna su Libera Nossa Malo. Mentre venerdì prossimo qui in sala Quilesotti 17.30 Luciano Zampese con un intervento proprio su Libera Nossa Malo. Grazie e buona serata.